Mi sfuggi! Non hai via di strada. La faremo finita. Fuji!
fatto ritorno con i guanti. Entra, parla subito con il nostro comandante. Ti uccideremo, ma non ti vogliamo qui. Hai fatto ritorno con i guanti. Entra, parla subito con il nostro Lurida canaglia. I tuoi crimini offendono il codice di Malakad. Richiediamo soddisfazione. Scegli sangue oppure oro. Va bene. Metteremo alla prova il tuo coraggio un altro giorno. Perché non gira?
Eppure Paolo è semplice. Cazzo di Buddha, no? Non importa che... Ma vaffanculo. Vabbè. Hai fatto ritorno con i guanti. Entra. Parla subito con il nostro comandante. Non ci credo. Hai trovato le dita del mastro Fabbro. Sei riuscito a fare colpo su di me, straniero. Nessuno aveva mai completato questo incarico. In base al codice di Malakat, dichiaro che ora sei un consanguineo degli orchi. Che sia comunicato alle roccaforti che fai parte della nostra famiglia. Commercia pure con i fabbri degli orchi in armi e corazze. Addestrati con i miei guerrieri, oppure acquista veleni dalla saggia. Benvenuto nella nostra roccaforte, consanguineo. Noi onoriamo i guerrieri più coraggiosi, ma nei miei viaggi ho imparato che esistono vari tipi di coraggio. Un tempo viaggiavo per Skyrim esattamente come te. Mi mancano quei giorni. Io sono il fratello di Burguk. Sono tornato dopo aver prestato servizio per molti anni nella legione. Al mio ritorno, Burguk era già diventato il capo e mi ha accolto come membro della famiglia, non come rivale come avrebbe voluto la tradizione. Esatto, ero conosciuto come Gorbash Grodushnek in quei giorni, in onore della mia terra natale. Molti orchi lasciano la roccaforte per arruolarsi nella legione. Le nostre capacità nel combattere e nel lavorare i metalli sono apprezzate e abbiamo l'occasione di vedere il mondo. Sì, quando sei sulla strada provi un senso di libertà che in questa roccaforte non esiste. Però il mio posto è qui. Non posso disonorare il mio clan andandomene di nuovo come un ragazzino. Non potrei. Disonorerei il ruolo affidatomi dal mio capo. Hai ragione. Guardami. Qui a parlare come se fossi una vecchia saggia.
Molto bene, straniero. Quando ne avrai bisogno, la mia ascia sarà tua. Va bene, allora. Stai cercando un lavoro? Qui vicino ci sono le miniere. Portami dei minerali e io ti pagherò. Potremo commerciare quando fuori ci sarà la luce. Si dice che un orco inizi a brandire il martello già nel ventre materno. Per tradizione, una madre insegna sempre ai suoi figli come lavorare il metallo. Se un capo ha una seconda moglie, questa viene chiamata moglie della forgia per onorare la tradizione. Di tanto in tanto, ma la spada di un orco è un oggetto personale. Rabbia, rimpianto, orgoglio, tutto questo si trova nella nostra lama. Quando mia figlia Lasha ha deciso di lasciare la roccaforte, ho forgiato una spada che racchiudesse la mia vergogna e il mio dolore. Onora il mio incarico. Porta la mia spada a mia figlia, se la vedi. Lei ne capirà il significato. Grazie. Usala con dovizia e nessuno potrà ferirti.
discorso è che comunque... Thank you.
merda. Ma dai, che palle! Ma come
complica la vita. Thank you.
Sarei molto più tranquillo e felice dopo una scorpacciata di idromele.
andare oltre. Ok. E... sette, guardi. Un, tre, sei. Magia. Thank you.
c'è? Draghi. Thank you.
Scusa. Thank you.
tutta sta... Vabbè, qua penso vada bene. Thank you.
Va a lanciare la tua magia da un'altra parte. Disobbedendo alle leggi è come se disobbedissi a me. Come si chiama?
Dove? No, vabbè, andiamo. Ok, questi sono morti, ma forse qua. Sì. Forse. No. Lo ritrovo, cacchio del deposto. Intanto si blocca un posto nuovo, non fa male. Aspetta.
Allora. Ops. È questo che vuoi? Non ho capito perché. A sinistra delle torri di vista.
Possibile che non ritrovo quel cazzo di posto? Si è modificata la mappa, ma... mi da solo gira intorno di morte. Eh.